Uomini e donne, Antonio Morricone sul trono a settembre. Ecco la verità. Anticipazioni uomini e donne, Antonio nuovo tronista? Uomini e donne anticipazioni, Antonio Morricone è stato uno dei corteggiatori più amati e apprezzati della scorsa stagione. Nel corso della sua esperienza all'interno del programma di Maria De Filippi, il ragazzo ha corteggiato Teresa Langella. Al termine dell'esperienza, però, la ragazza preferì Andrea Dal Corso a lui. Da quel momento in poi, tutti i fan hanno incominciato ad avanzare delle richieste alla redazione del programma. Molti, infatti, volevano Antonio sul trono classico. All'epoca, però, la produzione decise di non dargli questa opportunità, in quanto il ragazzo sembrava ancora troppo preso dall'attuale fidanzata di Andrea. Ad ogni modo, a distanza di diversi mesi pare che le cose possano essere cambiate. Uomini e donne, le dichiarazioni di Natalia Paragoni sull'ipotesi di vedere Antonio sul trono. Nel corso di alcune X Stories, infatti, Antonio ha menzionato l'argomento. Un fan gli ha chiesto di commentare le parole dell'ex corteggiatrice Natalia Paragoni, neofidanzata di Andrea Zeletta. Quest'ultima, infatti, durante una diretta su IG ha detto di vedere molto bene sul trono Antonio. Morricone, allora, ha deciso di commentare tali dichiarazioni. Il ragazzo, però, ha preferito essere molto misterioso. L'ex corteggiatore di Teresa Langella, infatti, ha detto di essere rimasto piacevolmente colpito dalle belle parole di Natalia, al di là dell'argomento in sé. Uomini e donne, Morricone ringrazia Natalia ma rimane molto vago sull'argomento. A quanto pare, dunque, Morricone non si è voluto sbilanciare sulla situazione lasciando aperte le porte a questa eventualità. Cosa deciderà di fare la redazione di Uomini e Donne? Accontenterà i numerosi fan e assegnerà il trono al ragazzo romano oppure no? Non ci resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire qualche informazione in più. Almeno per il momento, infatti, la trasmissione Uomini e Donne è passata un po' in secondo piano. Tutti i collaboratori di Maria De Filippi sono impegnati con le registrazioni di Temptation Island 2019, programma che, finalmente, andrà in onda con la prima puntata a partire da lunedì 24 giugno su Canale 5.